Si prospetta un'estate movimentata per i tifosi dell'Inter che durante la prossima sessione di mercato potrebbero dire addio a diversi giocatori importanti. Stando all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, tra questi non c'è Lautaro Martinez che, nonostante le voci che lo riguardano, rimane una pedina fondamentale per la società. Secondo la Rosia, la dirigenza nerazzurra intende invece guadagnare 100 milioni di euro dalle partenze di tre titolari, André Onana, Denzel Dumfries e Marcelo Brozovic. Il portiere camerunense è stato uno dei positivi di questa stagione e ha attirato su di sé gli occhi del Chelsea, a caccia di un estremo difensore per sostituire i deludenti Kepa e Mendy. Per lasciar partire Onana, arrivato appena l'estate scorsa a parametro zero, l'Inter chiede 40 milioni di euro. Ma la cifra può abbassarsi con l'inserimento di contropartite come Kalobah e Loftus-Cheek. Resta viva la pista Premier League anche per Dumfries. Dopo un avvio in salita, l'olandese ha disputato un ottimo mondiale e anche con la maglia nerazzurra sta tornando sui suoi livelli. Qualche mese fa si sono fatte avanti big come Manchester United e lo stesso Chelsea, ma alle pretendenti si è unito anche il Newcastle. Marotta e Ausilio cercheranno una sistemazione anche a Brozovic. Il croato non è più ritenuto incedibile da quando Çalhanoğlu l'ha magistralmente sostituito in cabina di regia durante l'infortunio e l'Inter vorrebbe approfittare della sua appetibilità in ottica mercato per alleggerirsi del suo ingaggio da 6 milioni a stagione. Secondo GDS, potrebbe riaccendersi la trattativa con il Barcellona per uno scambio con Kessié.